qual è la finalità di questo seminario? Ha un valore in sé, perché è un'occasione per stare insieme, per riflettere su tematiche di carattere generale, e un arricchimento per i partecipanti. Per noi, poi, in particolare, il gruppo di lavoro del Centro Nazionale del Volontariato è anche il momento in cui si cerca di fare una riflessione sul percorso pregresso e immaginare quali possono essere i temi da affrontare nel Festival del Volontariato. Sapete che questa volta, cioè questo in particolare, questo passaggio, lo facciamo in una situazione organizzativa di novità, perché noi, per una decisione presa dalla Fondazione Cassa di Risparmio, che ha ritenuto di uscire dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione per dar vita a un'esperienza particolare interna, ma sia pure con il supporto di professori universitari, insomma, e i soci fondatori della Fondazione Volontariato e Partecipazione si sono riuniti, hanno deliberato, gli organi del Centro Nazionale del Volontariato hanno deliberato di assumere in proprio quello che erano le funzioni che negli ultimi 10 anni ha svolto la Fondazione Volontariato e Partecipazione. Questo con la solidarietà degli altri enti che facevano parte, che sono soci con noi, soci fondatori della Fondazione Cassa di Risparmio. Proprio all'inizio del seminario abbiamo fatto un incontro del comitato di indirizzo per far valutare un testo da divulgare, per far capire che se si sente dire che la Fondazione Volontariato chiude, non è che le cose che faceva la Fondazione non le fa più nessuno, noi ci siamo. Un po' presuntuosi, forse un po' spudorati, ma insomma abbiamo chiesto aiuto e stiamo chiedendo aiuto, e lo stiamo chiedendo anche in questo momento, fino al limite della pazienza, perché leggo su cose buttate giù così e non ci ho voluto rimettere le mani, e però, ecco, però mi assolvo, nel senso che noi non è che di quello che ora vi racconto si fa un documento, si dice approvato, no, intanto è servito per noi, per fare un riassunto di queste giornate, e lo rimetteremo in bella, e poi certamente con i relatori, ma anche con chi ha partecipato, faremo arrivare comunicato informale, e poi si vedrà chi di voi troverà il modo, il tempo, la voglia di pensarci un momento sopra, di pensare a questi, collegando all'esperienza fatta quassù, e poi avremo così un documento da sottoporre agli organi direttivi e cominciare a lavorare per il festival. Leggo tra gli appunti pare di sì che appunto le relazioni che si sono susseguite nel corso di questi 2 giorni hanno prodotto contributi concreti per l'obiettivo previsto del seminario, che è appunto quello di prepararci al futuro. Abbiamo cominciato con l'intervento di Fabris, che ci ha spiegato come il mondo in cui comunichiamo incida in maniera radicale
sui contenuti che intendiamo comunicare e come con questi strumenti cambi l'idea del tempo. Tutto diventa presente, tutto diventa immediato, tutto questo cambia il nostro comportamento. Se fino a un momento prima abbiamo dormito, due o tre botte per risvegliarci rispetto a quello che sta succedendo intorno a noi, al mondo, la realtà nella quale siamo immersi, mi pare che sia stato piuttosto efficace. Passando al tema economico, ci sono affermazioni: che terra lasciamo ai nostri figli? Dobbiamo abbandonare l'economia pensata per il profitto e iniziare a chiederci come va organizzata l'economia per servire la persona. Poi noi siamo delle gocce d'acqua, se ogni goccia sta da sola evapora, ma se le gocce si mettono insieme siamo il mare del cambiamento, della rivoluzione ecologica. Il futuro non è perduto, ai giovani non possiamo dire perderemo, perché statisticamente non abbiamo ancora perso, anche se stiamo perdendo tempo. Abbiamo tessuto un filo che ha messo al centro della nostra azione, in particolare in forma associativa, la presa di responsabilità effettiva a tutti i livelli, capace di incidere sulle coscienze, sui comportamenti, sulle scelte in micro e in macro, per citare queste le conclusioni che Paolo Mariti ha dato alla sessione specifica sull'ambiente. La Linda Laura Sabatini ha tratteggiato le tendenze sociodemografiche che sono già in corso e così difficilmente invertibili. La crescente età media della popolazione fa aumentare i bisogni di assistenza, in questo creeranno pochi problemi, soprattutto la componente femminile, che sarà quella, anche quella che con il lavoro non retribuito avrà più contribuito al bene comune. Solo investire nel welfare può contribuire ad invertire la rotta e a farci fare più figli. Io ero assente, ho raccolto dei giudizi, delle considerazioni, ho sentito solo giudizi positivi di questo intervento, quindi la ringrazieremo in modo particolare perché ha dovuto fare anche il sacrificio di collegarsi con noi in quella forma un po' particolare. Mi pare che anche del Vescovo dico soltanto vale la pena di queste parole, vale la pena ricordare le sei dimensioni della riconversione, perché sono sfide che chiamano in causa anche l'opera delle associazioni di volontariato: uscire dalla dimensione consumistica, imparare a comprare in modo responsabile, uscire dagli stili di vita individualisti, educare all'impegno ecologico, praticare l'austerità in termini non pauperistici, esercitare la spiritualità ripartendo dalla fondamentale intuizione di valore. Il mondo del volontariato può essere un soggetto educatore a quella forma di solidarietà tra gli uomini che può essere anche cura dell'ambiente e della casa comune. Poi abbiamo avuto interventi, ora sono freschi perché li abbiamo appena sentiti. Sandra Zampa ha parlato di una legge, una bella legge, pur con tutti i suoi limiti oggettivi, che dà corpo al principio della non discriminazione dei minori migranti non accompagnati. Una legge che dimostra una buona conoscenza del volontariato, uno dei punti di forza è stata l'alleanza con la società civile. C'è una stretta relazione tra le anticipazioni e le considerazioni fatte dalla Zampa e dalla Vanni con quello che poi è stata la tavola rotonda successiva, dove noi abbiamo preso atto di un'esperienza in cui il CNV
sta svolgendo un ruolo da protagonista già da prima del festival dell'anno scorso, con esperienze, con coinvolgimenti, con esperienze concrete a questo proposito, merita, è doveroso ringraziare, anche se è stato un passaggio velocissimo, però dimostra un'attenzione, è sempre, se si legge i giornali dalla mattina alla sera, è sempre in movimento, il Presidente del Consiglio regionale ha trovato il modo di fare una scappata, ecco. Noi pensavamo che non venisse per niente perché ci aveva rappresentato un quadro, e mi pare che ha detto delle cose importanti, perché ci ha fatto delle confidenze sulla sua sensibilità, su quel che valuta lui sia più o meno importante, e poi ci ha voluto testimoniare amicizia, e anzi ci ha addirittura ringraziato per un ruolo di anticipatore in questo settore. Niente, le cose che ho scritto qui in fondo ho detto in cima, quindi io ringrazio tutti. Grazie al seminario, speriamo l'anno prossimo di fare ancora meglio. Grazie a tutti.